Buongiorno a tutti, questa è una pillola dedicata alla timidezza. Sto iniziando una nuova playlist dedicata proprio ai pensieri, alle domande senza risposta che si pone il timido. Perciò ci sono queste domande che il timido si pone durante la giornata e sono veramente tante. Io cercherò di elencarle in questa playlist, cercando di vedere soprattutto se la domanda ha un senso. Vedere se questa domanda potrà mai avere una risposta, perché non è detto che questa domanda abbia una risposta. Comunque cercherò proprio di sbrogliare un po' questa matassa che si forma nella testa del timido, perché a furia di porsi le stesse domande alla fine ci si incastra proprio come in un gomitolo, come quando il gatto comincia a tirare con le sue unghie la lana di questo gomitolo. Alla fine lo sappiamo perfettamente cosa succede, un sacco di nodi, e alla fine siamo costretti quasi a buttare via quello che prima era una cosa molto utile. Bene, oggi cominciamo con la mamma, proprio è il caso di chiamarla così, di tutti i pensieri malsani del timido. Il timido ha una domanda su tutte che gli gira nella testa come un grande serpentone. La domanda delle domande che si pone qual è? Il timido ci è già arrivato da solo, perciò questo è anche un test per capire se siete veramente timidi. Qual è la domanda che vi ponete più spesso? Qual è la regina, chiamiamola così, delle domande assurde che vi ponete? Di solito 1, 2, 3, ecco, è proprio quella lì che avete pensato. Cosa penseranno gli altri di me se faccio questa determinata cosa? Se dico questa determinata cosa? Ecco, questa è la domanda che si pone sempre il timido. Oggi voglio vedere un aspetto così un po' curioso di questo cosa penseranno gli altri di me. Mi sono chiesto, guardate, vi faccio vedere alle mie spalle, che cosa vedete? Guardate, vedete che c'è un mucchio di sporcizie. Io sto girando un sacco di pillole qui, da questa bellissima natura, che mi dà modo, mi dà spunto di girare dei video, ma è già il terzo che giro dove alla fine parlo della spazzatura, dei rifiuti che trovo in giro su questa splendida spiaggia di Chelibia. Vedete, la mia domanda è proprio questa: ma questi rifiuti, secondo voi, sono stati lasciati da persone non timide? O meglio, mi spiego meglio, ma se questi che hanno pasteggiato, bivaccato, dormito qui su questa spiaggia, hanno lasciato tutti questi rifiuti qui intorno, la mia domanda è: ma è possibile che sono tutti non timidi? Ma perché sono arrivato a questa deduzione? Perché dico, ma se un timido mangia qui con piatti di plastica, porta la sua cassetta di plastica con dentro l'abbeveraggio e tutto, ma la domanda, cosa penseranno gli altri di me se lascio qui tutta questa immondizia, non se l'è posta. Eppure, ahimè, cari ragazzi, sono arrivato a una riflessione che non mi piace ammettere, ma è che il timido, ahimè, si fa tutte queste domande perché ha un occhio piccolissimo, solo quando riguarda se stesso. Quindi ho un occhio di un altro puntato su di me e allora avvio subito questo pensiero: oddio, cosa penserà quest'altra persona di me se faccio o se dico questa cosa? Ma appena il timido si trova da solo, come si è trovato da solo su questa spiaggia, se ne frega altamente di che cosa pensano gli altri di lui, di che cosa pensa madre natura del fatto che la stai trattando malissimo. E allora cosa fa? Sporca, lascia, butta, sotterra, getta in mare. Ho trovato bombolette, c'è gente che è venuta qui a farsi la barba qui in riva e poi l'ha buttata in mare. Ma è possibile? Io dico, che schifo è! Ma è possibile che questo schifo l'hanno fatto tutte delle persone estroverse e che non sanno cos'è la timidezza? Non è vero. Qui ci sono sicuramente stati dei timidi che hanno creato questo schifo, questo schifio. Eppure questi timidi sono gli stessi che qui sporcano e poi si fanno un sacco di problemi quando basta un occhio di un bipede che li guarda, di un suo simile che li guarda, che li osserva, magari così, con uno sguardo di sfuggita. Loro subito si fermano, si arrestano nell'azione, nel pensiero, e dicono: oddio, cosa starà pensando lui di me? Cosa avrò fatto di tanto strano? Ecco, bene, questo è il consiglio che do al timido. Comincia a interrogarti, questa è una bella idea che ti devi fare anche, ti deve venire anche quando sei da solo, quando sei in mezzo alla natura. Perché se cominciassi a chiedertelo sempre,
cosa penseranno gli altri di me, anche quando sei da solo, sai che cosa succederebbe? Che vai a togliere potenza, vai a succhiare energia a quel momento in cui oggi te la poni. Mi spiego meglio. Se oggi ci sono tre momenti nella giornata in cui ti chiedi questa cosa, perché ci sono tre momenti in cui qualcuno ti sta guardando, prova a portarlo anche quando sei da sola questa domanda e vedrai che quando ti trovi con l'occhio del bipede, del tuo simile che ti guarda, questa idea avrà meno forza, avrà meno e sarà meno prepotente e quindi comincerà a lasciarti. Bene, se ti è piaciuta questa pillola, clicca su mi piace, è sempre ben gradito, e ti ricordo sempre di iscriverti al canale di Compresa qui sopra, riceverai le pillole ogni qualvolta andrò a pubblicarle. Vado perché fa un caldo micidiale, siamo alle 9 di mattina, ma qui veramente ci sono 35 gradi e la pillola mi ha preso più del dovuto. Ma secondo me è stata anche una bella pillola, mi è piaciuta. Vi lascio col mare di Chelibia, buona giornata a tutti, numero 1.